mentre Marco continua a fare i suoi esercizi, noi continuiamo a rispondere ai vostri messaggi che sono arrivati sul nostro sito web. Con il passare degli anni ho notato che anche effettuando molti sport i miei glutei hanno perso che cosa? Vabbè, perso e tendono a scendere sempre più basso. Penso perso tonno forse. Con questi interventi si possono rialzare? Ci sono altri sistemi, dottore? I sistemi sono prevalentemente chirurgici, uno con l'utilizzo della protesi quando la ptosi della regione non è eccessiva o con l'introduzione del grasso, il lipofilling, o quando nei casi di pazienti, di persone che Scusi, hanno. il grasso è permanente per sempre o Il si grasso riassorbe? si riassorbe una certa percentuale, adesso è difficile quantificare in quanto. Se è il 70, l'80 o il 20 o il 30, questo è difficile, però può essere utilizzato il grasso perché alcuni pazienti non gradiscono l'introduzione di una protesi. Oppure quando nelle Vuol dire è pazienti. un'alternativa anche È per quelle che vogliono un'alternativa aumentare il volume il del loro volume, glutei? però ci deve essere anche il grasso da prelevare, quindi le pazienti che utilizzano una protesi di gluteo generalmente sono magre. E quindi non hanno la quantità sufficiente per risollevare e modellare adeguatamente la regione glutea. Oppure nei casi di perdita di peso eccessivo e flaccidità di pelle, c'è il lifting della regione glutea che però ha l'inconveniente che lascia delle cicatrici piuttosto vistose. Ma quello è solo per alzare, Per ma non per sollevare, aumentare il non per volume. aumentare. L'aumento è solo con la protesi o con il lipofilling, quindi con il Vuol dire, grasso. con il passare degli anni si nota anche un cambiamento dei glutei come invecchiamento, come parte di invecchiamento del Certo, corpo. sì, perché la tonicità, la struttura del muscolo col passare degli anni si atrofizza leggermente e quindi diminuisce la rotondità del lato B e la porzione di grasso che viene sostenuta dal muscolo tende maggiormente a cadere verso il basso, quindi abbiamo l'aptosi del C'è gluteo. anche un cambiamento dei pettorali allora con il passare dei anni? Sì, l'atrofia muscolare si verifica anche a livello del muscolo Anche per quelli pettorale. che continuano A a allenarsi, a utilizzare fare esercizi chiaramente in fisici? forma minore, però c'è sempre una certa riduzione, atrofia della muscolatura. La porzione di grasso al di sopra dei pettorali è ridotta, è minore nei confronti della regione glutea, quindi anche la caduta, la ptosi è di entità minore. Quindi, E anche lì possiamo inserire il grasso. io non utilizzo questa tecnica perché non riesci ad avere una forma, un risultato. Ideale come nel gluteo, perché nel gluteo c'è il muscolo grande gluteo è maggiore, ha una superficie grande dove io riesco a distribuire meglio il grasso prelevato. Vediamo un altro messaggio che è arrivato sul nostro sito web. C'è qualcosa di meno invasivo per aumentare il mio pettorale che non vuole sapere di crescere? Vuol dire che si sta allenando, chiede Luigi di Roma. Abbiamo detto il grasso, Sì, il sì. grasso per l'aumento del pettorale io non lo vedo come una soluzione ideale, quindi rimane solo la protesi. Fino a qualche anno fa c'era la possibilità di usare dell'acido ialuronico ad alta densità, ma è stato sospeso come utilizzo nella chirurgia Ma può estetica. succedere che uno si allena, fa gli esercizi giusti, poi vediamo da Marco quali sono gli esercizi giusti e il muscolo non cresce, non riesce a aumentare il volume? Può succedere, non a tutti hanno uno sviluppo come i pettorali di Marco, cioè siamo tutti differenti, abbiamo non delle anomalie, ma delle differenze muscolari, chi riesce a svilupparlo meglio, chi ha anche più tempo e possibilità di fare attività sportiva, però non a tutti riescono a ottenere un risultato completo come potrebbe essere quello di Marco. Dottore, io vedo che qui ci ha portato tre protesi, di Sì. uno abbiamo parlato, del secondo e il terzo che cos'è? Un Questa è altro colore, ah, un'altra consistenza anche. consistenza Ah, più piacevole morbida, questo, che cos'è però questa è questo? una delle prime protesi di mammella, la differenza, io l'avevo portata per notare, la differenza nella consistenza è proprio che questa protesi è a gel di silicone liquido, Ma mentre quello invece non è, quelle questo potrebbe esplodere, no? esplodere Ah. no, ma se si dovesse rompere la diffusione nel corpo è più facile e quindi dannosa che in queste protesi dove il gel è ad alta coesività e quindi
in eventuali casi di rottura non c'è una diffusione, rimane localizzata, quindi basta sostituire la Poi protesi. Avremo tutta una puntata dedicata alle mammelle. Dottoressa Rosetta Cavelluccio, uno va dal chirurgo plastico, ha desiderato per complessi, come abbiamo detto prima, per qualche altro motivo, modificare una parte, un'altra o più parte del corpo. Poi torna a casa, dopo un po' di tempo, si guarda nello specchio e non si piace più, non si riconosce più, può accadere. Certo. Che cosa succede allora? Quando c'è un eccessivo investimento sull'immagine corporea, diventa più facile, diciamo, un grado di insoddisfazione, perché nella torta dei valori si attribuisce quasi la totalità, diciamo, dei propri valori, della propria determinazione, della propria sicurezza. E quindi in questo caso vale la pena fare un intervento, per esempio molto conosciuto, che è quello della mindfulness, dove l'individuo ha una consapevolezza reale di quelli che sono i propri bisogni, di quelli che sono i propri valori, ci permette ovviamente di dare un'attenzione consapevole al momento presente e relazionarci con la realtà e con gli altri in un modo sicuramente molto più funzionale. Tutto questo chiaramente ha dei costi e noi parliamo sempre di costi. Come mi voglio, come sempre, ha preparato una scheda dopo indagine sull'internet dei costi minimo e massimo. Vediamoli insieme. Allora, inserimento di protesi, costi minimi. Per i glutei parti da 3.500 e arriva a 9.000. Per i pettorali parti da 3.000 euro e arriva a 10.000 euro. Da 3 a 10 pettorali. Dottore, questa differenza, come mai? Lei di media quanto pensa che è il costo giusto? Cioè, per il range che è stato evidenziato qua mi sembra abbastanza ampio. Io credo che il giusto prezzo sia nel mezzo, infatti intorno ai 7.000-8.000 euro. 7.000 un intervento. 7.500 euro. 3.000 euro, allora chi è che prende? 3.000 euro, io in realtà non conosco colleghi che pratichino questi prezzi perché sono penso, impossibili da realizzare. Forse sono di quelli turismo, che si parla tanto di andare all'estero a fare questi interventi chirurgici. Sì, la chirurgia low cost che ultimamente... Che ne pensa lei della chirurgia low cost? Non la conosco perché non ho mai avuto... Manderebbe sua moglie a farlo. Perché no? Perché non so dove va a fare questo tipo di intervento, con chi lo va a fare e quindi... In ogni caso, anche dopo, quando ritorna, ci deve essere un controllo dei controlli post-operatori. In caso di complicanze o qualcosa che andasse peggio, male. Il controllo rutinario, 10 certo, giorni. Non ha un padre, giorni, non ha una madre, non ha, infatti, al di là della qualità. Certamente, che va rispettata. Per i costi, quei costi che abbiamo visto prima dei glutei, siamo uguale, lì nei costi. Uguale. Samantha, ma che stai combinando lì? Sento un rumore, ma adesso ti dico che sta succedendo? Sto combinando, però hai messo in luce un punto che per come mi voglio è molto importante, è quello di far capire alle persone che ci seguono a casa che se possono e vogliono rivolgersi a un medico per farsi un ritocchino, eccetera, mai farsi, diciamo, abbindolare dai prezzi bassi che si trovano su internet, quelli che ti promettono chissà che cosa, perché è importante sapere da chi si va, quindi della professionalità del medico e soprattutto da cosa ti inseriscono, se ti devono inserire qualcosa. Quindi piuttosto aspettiamo un pochettino, mettiamo da parte dei soldini se possiamo permettercelo e rivolgiamoci sempre ai veri professionisti. Per chi invece non ha tutti questi soldini da spendere, perché comunque si parla di interventi costosi, e chi ha costanza può sempre andare in palestra con l'aiuto di un personal trainer all'inizio e poi anche da solo per fare dei semplici esercizi che possono aiutarci a mantenerci in forma. Adesso vi faccio vedere degli esercizi. Proviamo a farne uno insieme. Sì, allora innanzitutto glutei, perché per noi femminucce, per noi signore, il glute è molto importante. Allora, un esercizio facile che si può fare a casa, si può fare sempre, dove, comunque, dove, dovunque. Proviamo a fare il famoso squat. Ma va bene lo stesso. Dai, lo squat, me lo ricordo, ho una vaga. Quindi, sì. No? Allora, mani così. Io terrò le gambe un po' più chiuse perché ho la gonna. I piedi leggermente aperti, sì. Però ovviamente tu no. E poi scendere, sempre con la schiena dritta, così, fino ad arrivare. È faticoso, sì. Risalire. Sì. Vuoi farlo anche tu? Dai, proviamo. Dai, teniamo la mela, ecco, mi aiuta a concentrare. Dai, fanne una, scendi, risaliamo. Allora, questa cosa per quante volte? Beh, almeno 10 volte, poi pausa e poi altre 10. Tre serie da 12. Adesso vi faccio vedere l'emblema della bellezza. Ecco, gli uomini dovrebbero essere così.
Il Davide Michelangelo. Ma vabbè. Lato A e lato B. Da sempre, ovviamente, l'immagine più rappresentativa della bellezza maschile, Francesca. Allora, che ne pensiamo? Rispetto all'ostentazione, dicevamo prima, questa sì. È la perfezione, sì. Secondo me. No, Sergio, no, ci tu si può lamentare. Hai qualcosa da invidiare? Beh, certo, qui parliamo della perfezione di Michelangelo, quindi penso tantissimo da invidiare, però mi piace il concetto che non deve essere eccessivo, cioè tutto molto è proporzionato. Vero. Ritorniamo all'essere naturale, esatto, di prima. Quello a me piace moltissimo, cioè molto meglio lui che magari uno Schwarzenegger della situazione. Sì, no, per carità. Tina, vieni con me, tu ti rubo, perché è arrivato il momento di illustrare una seconda parte della cucina vegetariana, di quello che tu presenti nella tua ristorarte. Qui abbiamo della polenta, dei crostini di polenta con tre creme di cereali. Abbiamo i ceci, abbiamo i fagioli a zucchi, che sono dei fagioli di soia, e abbiamo le lenticchie. Poi passiamo a un primo piatto che è strepitoso. È un pesto invernale fatto con pistacchi, ricotta, basilico, noci e pomodorini secchi. Qui abbiamo delle polpettine di soia e melanzane. Uh-huh. Anche questo è importantissimo, perché la soia deve essere assolutamente nell'alimentazione degli sportivi vegetariani. Perché? Perché è una proteina, anche la soia è una proteina vegetale, okay. Quindi è fondamentale la proteina e i carboidrati. Okay. Poi abbiamo del dolce, quindi il dolce è importantissimo, anche questo, magari poco, magari leggero, dolci fatti con pochi zuccheri. Però ci deve anche essere. Ci deve essere, secondo me, anche per l'umore è importante, con pistacchi, noci, pinoli e mele. E se è vero che noi siamo quello che mangiamo, bisogna mangiar bene. Allora la domanda mi sorge spontanea. La bellezza salverà il mondo? Chi risponde questa volta? È un segreto per voi. Vediamo. Pensate che nel mondo c'è un sacco di gente brutta che fa un sacco di cose brutte. Allora, se un signore che viene ascoltato in tutto il mondo, perché magari suona una canzone, si siede su un letto con la donna che ama, e dice give peace a chance, invece di starsene a bordo piscina a bere un cocktail e farsi gli affari suoi, significa che la bellezza non solo salva il mondo, ma che è l'unica cosa che può salvare il mondo. Questo, ma perché me lo levi? Non è tuo, non è tuo, questa è tua, tiè, questa, dai. Son Mario, prossima puntata. Blefaroplastica. Come, quando e perché di un intervento sempre più diffuso. Fascino e attrazione. Amore al primo sguardo? Allarme Asia. Le donne dicono no agli occhi a mandorla. Volevo ringraziare i miei ospiti, la dottoressa Rosetta Capelluccio, il dottor Roberto Melone. Ed io, Tina Vannini, Francesca Rettondini, Sergio Arcuri, grazie per essere stati con noi. E Come Mi Voglio prosegue su www.comemivoglio.it. E noi vi aspettiamo prossimo sabato, Canale Italia, 11:15. Mi raccomando, non mancate! Ciao!